Buonasera, benvenuti a tutti nel mio canale. Sono appena uscita da lavoro e adesso con mio marito andiamo a mangiarci una bella pizzetta. Ora non so quanto riuscirò a girare, sicuramente in pizzeria o vi faccio una foto della pizza o un micro video, ma insomma magari lì proprio non riusciamo a girare. Però sono uscita da lavoro, è stata una giornata intensa e mio marito ha deciso di portarmi a mangiare una pizza, quindi ben felice, ben contenta di non cucinare e di non lavare i piatti dopo. State con me perché quando torno a casa apro il calendario dell'avvento sia di Look Fantastic che The Gustavox. Ho dei capelli terribili perché oggi non sono ancora riuscita ad aprirli. Eccomi, sono a casa, sentirete il rumore della lavatrice di sottofondo. Come avrete visto, vi lascio una foto di un pezzo di pizza, perché in realtà poi siamo arrivati. Mi sono dimenticata di vloggare o perlomeno farvi vedere la pizza intera. Comunque ho preso una pizza Napoli, quindi con acciughe, olive e capperi. E in più ho fatto mettere i carciofi freschi. Sentirete rumore perché ho la lavatrice che sta andando, ne approfitto. E adesso, dopo che mi sono struccata, vado a mettere il mio tonico luce liquida, guardate che luce, di Vera Lab. E poi ho ancora una cosa e apriamo i calendari insieme. Allora, nel frattempo, prima di aprire i calendari, volevo mostrarvi il mio amico Raukerman, che è questo omino qua, che grazie a questi incensi che si possono inserire al suo interno, fuma come un fumatore, ecco, è un piccolo Babbo Natale fumante. E arriva da Amazon insieme a questi incensi e andiamo a provarlo insieme. E allora, ho preso la profumazione lavanda e sentore dell'avvento, erano venduti insieme. Proviamo la lavanda. Allora, ci sono i conetti d'incenso, buonissimo, e vi faccio vedere come funziona. Allora, vi faccio vedere, andiamo ad aprire il nostro Babbo Natale in questo modo. Andiamo a posizionare l'incenso qua, vi faccio vedere, in questo modo. Ok, lo incastriamo bene. E dopodiché andiamo ad accenderlo. Quindi accendiamo il nostro incenso. E dopo che ha iniziato a bruciare, andiamo a reinserire il nostro omino Raukerman. Inseriamo bene, stringiamo bene le pinze e reincastriamo. E non so se riuscite a notare il fumo che fuoriesce. Vediamo un po'. Ecco, forse non si vede molto bene, ma il mio Raukerman è in funzione. Adesso passiamo all'apertura dei calendari dell'avvento e cominciamo con Look Fantastic. Apriamolo bene. Mi si è nel frattempo quasi scaricato il telefono. Allora, andiamo al numero 3, 3 dicembre. E vediamo il contenuto. Allora, un prodottino di Caudalie. Allora, il Vino Pure Lotion Purificante, ed è praticamente un tonico, direi. Esatto, è un tonico della Caudalie, perfetto, anche perché io ho il tonico che è quasi alla fine. È comunque un 50 ml di prodotto ed è veramente carino, quindi andremo a provare questo. Aspettate che mi metto di qua. Tonico della Caudalie, Vino Pur, lozione purificante, è fantastico, assolutamente un ottimo prodottino. E quindi questo è quello che abbiamo trovato il giorno 3 dicembre nel nostro calendario dell'avvento Look Fantastic. Andiamo invece a vedere adesso che cosa troveremo nel calendario della The Gustavox. Ho già intravisto il 3.
eccolo qua, apriamo, vediamo. Allora, che cosa c'è? Allora, Shelton, olio extravergine di oliva biologico Nocellara, amabile. Ah, che carino! Allora, è un piccolo olio di oliva extravergine formato da, vediamo, allora scade a dicembre del 2020, è un 100 ml ed è di questa azienda Selinon, appunto olio extravergine di oliva amabile. Molto carino, andrò sicuramente ad utilizzarlo e vi farò poi sapere com'è. E nulla, questo è stato un piccolissimo vlog della mia serata. Adesso la lavatrice ho sentito che ha appena finito, quindi vado subito a stendere, mi faccio una bella tisana e mi corico a guardare un po' di TV o qualche video su YouTube qua in sala in completo relax. Io e il mio olio della Degusta Box vi salutiamo, ci vediamo domani con una nuova apertura dei calendari. Ciao!